Nico! Che hai preso? Wow! Che grande, mamma mia! Da cosa partiamo? Dal perché sei qua? Sì, esatto, tipo facciamo prima l'intro. Esatto, bravo. Ok. Perfetto. Boh. Ciao ragazzi, siamo a Bali, esattamente a Villa Selvatica. Che cos'è Villa Selvatica? Villa Selvatica è un progetto appena finito. Però non abbiamo detto chi sei. Sono Giulia, calcaterra. Magari qualcuno di voi mi ha già visto un po' bazzicare in giro per varie situazioni sportive. Lavoro sui social, ho diverse passioni inerenti allo sport, tra cui appunto il mare in generale. Passione trasmessa da mio padre, istruttore di sub, quando sono nata. È una cosa che mi accomuna con Francesco. Infatti Francesco l'ho conosciuto qualche mese fa. Io lo seguivo, sapevo quello che faceva e primo impatto, primo acchito, mi è piaciuto subito, quindi ho detto vieni a trovarmi. Fammi vedere se sta registrando. Io ho sempre questo dubbio. Ok. Speriamo che questi arbaleti arrivino a Bali. Sono atterrato ora a Dubai, la vita è assurda, sto per incontrarmi qui con Lorenzo Cantarini, un mio grande amico che se mi conoscete da un po' lo avrete anche già visto sui miei video, un mio amico musicista che spesso mi fa anche le colonne sonore dei video. Io ho cominciato a perdere la connessione di tempo. Anch'io. Ma quante ore sono di volo? Tipo 9 e passo. Veramente? 9 ore di volo? E ne abbiamo già fatte 6? Bagagli ritirati, sia quello dei fucili sia quello delle mute. Eccoci. Buongiorno. Buongiorno Giuli. Buongiorno amici della natura. Sono venuto qua diciamo senza molte aspettative, non sono mai stato qui la prima volta. Ci abbiamo questo contatto di Moreno, questo amico di Giancarlo Pedote che mi ha scritto. È un tuo contatto, cioè tu vieni a trovare me e porti anche dei contatti validi. Appena siamo arrivati a Villa Selvatica abbiamo sistemato tutti gli arbaleti. Ho portato un arbalete in più da lasciare a Giulia. Un Invictus Rex da 100 cm, doppio elastico da 14. Abbiamo rifatto gli elastici a tutti i fucili, cambiato le aste e controllato i mulinelli. Soprattutto in oceano non si può lasciare nulla al caso. L'oceano indiano è un mare nuovo per me e scalpito dalla voglia di scoprirlo. La mattina successiva, ancora rincoglioniti dal viaggio e dal jet lag, ci siamo immersi sotto casa di Giulia, giusto per ambientarci un po' e per testare i fucili. Loro pensano che io sappia pescare e che stanno affidando tutto su di me. Non hanno... Pronti, andiamo in acqua. La situazione plastica in oceano è disastrosa. Comunque è incredibile quanta plastica. È incredibile. Sono ore che nuotiamo e c'è sempre sta plastica. Ed è assurdo come ancora oggi non se ne parli abbastanza e in maniera decisiva. A volte sono veramente pessimista al riguardo. Comunque, quel giorno non girava una bella mazza e siamo tornati subito a casa a riposarci un po'. Il giorno dopo ci avrebbe aspettato un bel viaggetto per trasferirci alle isole Gili. Pronti? Forse ci vediamo dopo. Stai bello largo perché c'è il borsone che sporge a destra, Wow! Thank you. Pronti, Lore? Ok, siamo arrivati a Gili Air, ci siamo incontrati con il mitico Moreno. Ciao. Che ci porterà a pescare. C'è l'asinello che ci porta l'attrezzatura. Grazie asinello. Moreno, un appassionato pescatore in apnea che vive con la sua famiglia a Gili Air, ci ha fatto subito un briefing sull'isola e sulle situazioni di pesca lì. Moreno si è trasferito più di 18 anni fa a Gili Air, dove ha aperto un resort. Come si chiama il tuo resort? Dolce Mare Resort. Va bene, lo consigliamo a tutti allora, agli italiani che vengono a Bali in vacanza. Qui siamo nel tuo resort, siamo entrati. Quella è casa tua? Che figa sta piscina. Potrebbe essere la piscina dell'apneista, lunga e stretta. Per testare i fucili. La giungla. Wow, che figo. Qui abbiamo queste belle camerette qua. Cioè tu vivi lì? Sì. Vivi lì? Sì.
È bellissimo, complimenti, è proprio bello. Tutti gli alberi che ho piantato io, Pronti. Allora, Moreno mi ha portato un fucile anche per me, perché sono venuto solo col novantino della Homer, perché altrimenti dovevo dichiarare il bagaglio extra, pagare un bot. Alla fine ho portato solo il 90, l'Invictus Rex, che però soprattutto per questo tipo di pesca che facciamo su quest'isola non è proprio il top, e quindi userò uno dei fucili di Moreno. Giulia, pronta? Madonna mia, sono curiosissima. Sei gasata anche tu? Sono sei gasata anche perché oggi proverò per la prima volta il fucile che mi hai regalato. Hello, what's your name? Suriari. Suriari? Yes. Nice to meet you. Nice. I'm Francesco. Yari, for the friend, Yari. Lorenzo ci ha abbandonati. Lorenzo ci ha abbandonati. Se sarà buono, domani torneremo lì anche con Lorenzo. Dovremmo andare una ventina di miglia da qui, quindi ci aspetta una lunga navigazione, c'è vento. Ci metteremo più di un'oretta per arrivare. Qua un po' tipo Saveria. Allora, basta che funzioni. Forza. Deve funzionare tutto e va bene. Quello lo lasciamo ai fighetti. Arrivati? metri di fondo. Siamo usciti con la barca con Moreno e Moreno ci ha detto vai, tuffatevi. Sì, ok. Allora, per la prima volta ti sei trovata in mezzo al mare con la corrente senza vedere il fondo. Allora sì, siamo usciti in barca e hanno detto andiamo su una secca. Si parte tra i 15-20 fino ad andare più giù. Io mi aspettavo di perlomeno vedere il fondo, perlomeno capire dove mi trovassi. I primi tuffi sono stati molto strani perché non sono abituata a trovarmi in corrente, in un posto dove non vedo né quello che c'è sotto né quello che ho attorno, quindi non sono una persona che si fa prendere dal panico, però è stato un momento molto suggestivo. Certo, ci sta. Particolarissimo, sentirti trasportato dal mare sott'acqua magari 8 metri e non vedere niente attorno a te. Sì. E non mi sono sentita subito a mio agio, infatti mi sono detta ma che cavolo faccio qua, sto di supporto ai ragazzi, sto con la boa, li aiuto. E ho imparato un sacco di cose in questi giorni, a come posizionare il corpo, al respiro, al fucile, al non andare subito giù senza rilassare il corpo. Esatto, la cosa più importante è prima rilassarsi. Il segreto dell'apnea è preparare bene l'apnea. Più prepari bene l'apnea prima e più poi te la godi. Quindi diciamo il segreto dell'apnea è lavorare bene sulla preparazione del tuffo, sul rilassamento, sul partire dei contratti, sciolti, rilassati. Cerca di fare l'espirazione più lunga dell'ispirazione. Cioè tipo inspiri 4 secondi ed espiri 8. Sì, prima la pancia, gonfia tutto e poi dopo un po' su. Ma non avete ancora acquistato il mio videocorso di apnea online? Cosa aspettate? In 5 video da 20-25 minuti l'uno cerco di spiegarvi nella maniera più semplice, facile, fruibile a tutti quali sono i consigli più importanti da sapere prima di poter andare in apnea in sicurezza e divertendosi, alla portata di tutti, soprattutto di principianti, curiosi, gente che è proprio alle prime armi, dalla pinneggiata, capovolta, la compensazione, la tecnica, la respirazione, come si sceglie l'attrezzatura e tanto altro in 5 semplici lezioni da 20 minuti l'uno. Trovate il link per acquistare il videocorso in descrizione. Questo è uno dei miei primi veri tuffi nell'Oceano Indiano. Siamo a circa 20 miglia di navigazione al largo delle Gili Air e sto scendendo su una secca che da 18-20 metri cade oltre i 30. C'è una corrente pazzesca e la visibilità non è buona. Non nascondo che anche io avevo un po' di suggezione all'inizio. Dopo qualche metro la visibilità si apre leggermente e una valanga di job fish iniziano a nuotare intorno a me. Devo mantenere la calma, sangue freddo, e devo cercare di non sbagliare la mia prima opportunità di pescare un pesce nell'Oceano Indiano. Il tiro è abbastanza preciso, leggermente alto. Ci metterò un poco a prendere la mano con un fucile nuovo che non ho mai provato prima. Bello sparato! Che hai preso? Wow! Che grande, mamma mia! Madonna! La giornata è iniziata bene, ci spostiamo e adesso tocca a Moreno scendere. Faccio appena in tempo ad accendere la telecamera e a vedere gli ultimi attimi di recupero del suo mackerel.
uno dei pesci più ambiti in questi mari. Dopo qualche minuto anche Giulia pesca il suo primo pesce, un pesce chirurgo. Una sperla di pesce. Bello! Grande! Yes! Bello! Moreno, che conosce tutti i trucchetti di questi posti, sfiletta il pesce e lo usa come pastura. Potrebbe attirare i mackerel e i jobfish. Infatti è proprio lui, dopo qualche minuto, a prendere il suo secondo mackerel. Mitico Moreno! Bello! La pesca in oceano è molto divertente. Il mare è ricco e pieno di specie. Mentre effettuo questa planata, inizio a fare un richiamo con la glottide e attira un piccolo branco di queen fish. Poi però purtroppo è arrivato anche il momento in cui ho strappato un GT. Per fortuna l'ho sparato comunque molto alto e quindi penso di non aver neanche compromesso la vita del pesce. Ma per fortuna, quasi a fine giornata, ci siamo rifatti. Guardate innanzitutto come è cambiato il colore dell'acqua. È cambiata la corrente e l'acqua nel giro di pochissimi secondi è diventata completamente limpida. E mentre plano su questo fondale quasi completamente piatto, proprio di fronte a me, per la prima volta, finalmente, mi arriva un mackerel. Lo sparo da abbastanza lontano, ma per fortuna il fucile è potente e riesco a trapassarlo. Il pesce è molto reattivo e io non sono sicuro di dove lo abbia sparato. Il recupero è molto rischioso, per cui chiamo Giulia per doppiarlo. Giulia, vieni a doppiare un pesce, vieni, vieni. Figo, no? Cazzo, bello, grazie. Bellissimo. Grande. Figo. Figo, l'ho doppiato. Vai. Io l'ho doppiato per l'ho sparato per seconda. Io l'ho sparato per seconda, fra per primo. E mentre io e Giulia stiamo prendendo il mackerel, Luca, bellissimo! Mamma mia, che bellissimo. Mostro, Luca! Grande Luca! Super! Qua l'hai spento proprio! L'hai bravo! Sì, è così che si sprendono i pesci, bravo! Bellissimo. Top! Contentissimo! Grande Luca! Forse il pesce più bello che l'ha preso Moreno, mackerel, jobfish, questo è il mio quickfish. Va bene, dai, bene! Secondo me è da super saggi finire qui oggi e tornare domani. Ok. Che dici tu? Per oggi siamo super soddisfatti. Siamo super contenti. Cioè ci hai portato in dei posti magici, ci hai portato Moreno. Posti magici segreti. Lore, come va? Wow. Hai visto che bei pesciolini? Mackerel, tre mackerel. Sì, uno bello, anche attenzione ragazzi, sì. Grande, il Moreno è il numero uno comunque. Sì, grande. Bello, quindi stasera si mangia pesce. Quello che non mangiamo lo regaliamo. Spanish mackerel. Spanish mackerel. Sì, è buonissimo. Bello, quello che carpaccio. Bello, diamo inizio a questa mega cena. Super. Lorenzino oggi non sei venuto, domani provieni, ok? Ero comunque con voi. Sei grande. Grazie mille. Siamo nel resort di Moreno a mangiare. Hanno sfilettato e preparato. Questo invece come l'hai fatto Moreno? Olive, capperi, un po' d'olio d'oliva, un po' di lime. Cioè non l'avevo mai mangiato con il lime mio. Dillo. No. Lo devi dire, se no ti tartassano. Non organizzi charter di pesca? Non organizzo nessun charter di pesca. Niente, quindi al massimo posso venire al resort tuo. Al massimo sì. Dolce Mare Resort. Dolce Mare Resort. Gili Air. Secondo giorno di pesca con Moreno. E a un certo punto da questo banco di pesciolini spunta un muso proprio di fronte a me. Grande Giulia! Grazie.
Questi sono matti, saltano voglio tutti alari. Di casa, da vedere. Io sono stato benissimo qua in questa villa selvatica. Da maggio sarà messa sul sito di Airbnb, quindi sarà aperta a tutti voi, al pubblico. Questo è il più piccolo del gruppo. Grande ragazzi! Che cos'è per te il mare?